È nell'università che si forma la futura classe dirigente di un paese. Sulle spalle degli studenti la responsabilità di governare nel prossimo futuro. Ed è a loro che l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, ha rivolto il suo appello per il ritorno e il rispetto dell'etica nelle scelte strategiche per il rilancio economico e sociale di un territorio come quello campano e soprattutto napoletano. Sull'argomento il cardinale Sepe ha sollecitato a un dibattito che si è svolto questa mattina nell'aula magna della Federico II con tutti i rettori degli Atenei campani. Il convegno si è svolto nell'ambito delle iniziative per il Giubileo per Napoli. In prima fila l'arcivescovo di Napoli ad ascoltare gli interventi dei relatori, tra cui quello dell'ex rettore dell'Ateneo Federiciano, oggi assessore all'Università e Ricerca Scientifiche della Regione Campania, Guido Trombetti. Napoli ha bisogno di momenti di vivacità e di momenti in cui si discute di questioni di alto respiro. Noi non ci possiamo perdere esclusivamente nelle minuzie del quotidiano. E quindi l'iniziativa del Cardinale Sepe e dei sette rettori mi sembra quanto mai opportuna. Temi come quelli dell'etica pubblica, discussi nella sede naturale del dibattito e della dialettica, che è l'università, a mio avviso costituiscono un'occasione di riflessione molto molto importante, molto molto interessante. Io sono estremamente favorevole a queste cose.